Cos'è quest'area della nave? La stiva della Norma. Per il momento è tutto. Disconnessione in corso, Shepard. Urdnot Grant. Mi piace. Ho un clan. Questo mi fa... venire voglia di combattere. E Uvenk. Volevo davvero sventrarlo. Strappargli la spina dorsale come trofeo. Abbiamo iniziato perché stavi perdendo il controllo. Ora mi sembri ancora più violento. Vrex ha detto che ero normale. Ho solo accumulato l'ira perché sono cresciuto in vasca. Ora che so che non è una cosa anormale e che ho un posto tra i Krogan, mi piace. I nostri nemici sono nei guai, Shepard. Speriamo solo di non finire i bersagli. Non ho intenzione di vivere così per sempre, Grant. Se dici così, finirà per non essere una tua scelta. Di certo, io non morirò piagnucolando. Tanto per essere chiari. Ehi. Dimmi qualcosa su di te che non so. Non ho niente da dire. Perché? Voglio conoscerti meglio. E non me ne andrò. Sono qui per combattere per te, non per essere tua amica. Ma come vuoi. Qualcosa che non sai, eh? Il significato dei miei tatuaggi, ovviamente, o magari altre idiozie del genere. Ti interessano solo le cose che ti riguardano da vicino. Per me non è niente di nuovo. Potrei essere sincera, non puoi saperlo. Ho gli occhi oltre che un passato. Te ne andrai non appena capirai che non sei la prima e che sono immune al tuo aiuto. D'accordo. Parlami di quei tatuaggi. Alcuni sono per le prigioni in cui sono stata, altri per i lavori che ho fatto, quelli migliori. Altri ancora rappresentano cose che ho perso, cose che non riguardano te né nessun altro. E altri li ho fatti perché mi andava, capito? Sei molto brava a tenere lontane le persone. Sono stata con molta gente. No, niente fidanzati, sai questo che ti interessa. È una perdita di tempo e non funziona mai. Le persone intime hanno bisogno di un coltello più corto per farti fuori. Io preferisco stare sola e in vita, grazie tante. D'accordo. Parlami di quei tatuaggi. Alcuni sono per le prigioni in cui sono stata, altri per i lavori che ho fatto, quelli migliori. Altri ancora rappresentano cose che ho perso. Cose che non riguardano te né nessun altro. E altri li ho fatti perché mi andava, capito? Sei molto brava. Le persone intime hanno bisogno. Forse in cuor tuo senti la mancanza di certe cose. Puoi psicanalizzarmi quanto vuoi, tanto la galassia girerà sempre allo stesso modo. Ne hai viste tante, quindi dovresti saperlo. Sei un osso duro, ma non puoi avercela fatta da sola per tutti questi anni. All'inizio stavo con una certa Manara, il suo ragazzo. Sapevano come muoversi. Pensavo che mi avrebbero aiutata. Come no? Mi aiutarono a entrare nel loro letto. E dopo il nostro primo colpo serio, mi aiutarono ad alleggerirmi della mia quota. Sapevo come sarebbe finita. Quindi li feci fuori per prima. Da quella volta non ho più avuto amici. Forse erano solo egoisti. Non significa che volessero ucciderti. Io mi affido all'intuito. Non mi servono prove. Fu la cosa più giusta. Faccio sempre la cosa giusta quando la gente mi frega. Ti consiglio di tenerlo bene a mente. Ora devo andare, ma non è finita qui. Aspetta, adesso è il mio turno. Una persona normale sarebbe già fuggita. Perché mi chiedi tutte queste cose? Che intenzioni hai, Shepard? Non ho mai conosciuto nessuno come te. Sarà, ma alla fine cercherai di trarne un vantaggio personale. È sempre così. A dopo, Shepard.
Procedo al lancio della sonda. Sonda espulsa. Sonda lanciata. Sonda espulsa. Procedo al lancio della sonda. Sonda espulsa. Procedo al lancio della sonda. Sonda espulsa. Sonda lanciata. Sonda lanciata. Sonda espulsa. Sonda lanciata. Sonda lanciata. Sonda lanciata. Sonda lanciata. Sonda lanciata.
Procedo al lancio della sonda. Sonda espulsa. Sonda espulsa. Sonda espulsa. Procedo al lancio della sonda. Sonda lanciata. Procedo al lancio della sonda. Procedo al lancio della sonda. Sonda lanciata. Procedo al lancio della sonda. Procedo al lancio della sonda. Sonda espulsa. Sonda lanciata. Sonda espulsa. Sonda lanciata. Procedo al lancio della sonda. Sonda espulsa. Procedo al lancio della sonda. Sonda espulsa. Sonda lanciata. Sonda lanciata. Hai
È davvero splendida, signorina Alison Gunn. Hawk non riuscirà a toglierle gli occhi di dosso. Immagino che Alison Gunn sia la mia copertura. Gestisci una piccola ma amabile banda di mercenari nei sistemi Terminus. Proprio il tipo di persona che Hawk rispetta. Mi sono presa la libertà di crearti una reputazione. Documenti, testimoni, articoli sul Badass Weekly. Basta che non inizi a discutere di affari con lui e sarai a posto. Ricordamelo ancora, con che tipo di uomo abbiamo a che fare? Hawk è un mercante d'armi e un contrabbandiere. Ha ucciso il mio socio e ha rubato la sua Greybox. A parte questo, non è poi tanto male. Ricco, carismatico e disposto ad aprire il cranio di chiunque per arrivare ai suoi impianti neurali. Immagino che ci sia un motivo per questi vestiti. Sembreresti davvero fuori posto in un ricevimento dell'alta società con la corazza, non credi? Stai benissimo. Dovresti indossare più spesso abiti simili. Probabilmente ora è un buon momento per raccontarmi tutti i dettagli. Hai aspettato con grande pazienza. Il nostro amico Hawk dà una festa per i suoi amici più intimi. Una ventina dei peggiori bugiardi, truffatori e assassini di massa che si possono incontrare. Tutti a portare doni in tributo a quell'uomo. Il nostro tributo è un'adorabile statua del tuo vecchio amico Saren, riprodotta in ogni dettaglio e piena delle nostre armi e corazze. Vedi? Ho pensato a tutto. Una volta dentro, raggiungeremo il cavo di Hawk, da qualche parte nel retro della sala da ballo. Poi ci occuperemo della sicurezza e inizieremo a bypassare i sistemi. La statua dovrebbe essere lì, in attesa di essere aperta per armarsi. Infine entreremo nel cavo e riprenderemo la Grey Box di Keiji. E poi potrò finalmente dirgli addio. Hai lavorato duramente per questo. Keiji doveva significare molto per te. È così evidente. La Grey Box di Keiji contiene molti ricordi personali inestimabili. E tutto ciò che resta della sua esistenza. Ma il segreto che ha scoperto è pericoloso. Se non lo fossi, non ti porterei con me. Cosa c'è in quella Grey Box che la rende tanto preziosa? La Grey Box contiene tutti i ricordi di Keiji. Tutto quanto, dai codici, ai piani che ha rubato, a tutto il tempo che abbiamo trascorso insieme. Nascosto tra quei ricordi c'è il segreto che ha rubato. Keiji non mi ha mai detto di cosa si trattasse, ma quelle informazioni l'hanno fatto ammazzare. Sarà piuttosto interessante. È per questo che lo faccio. Eccoci arrivati. Dopo di lei, signorina Gunn. Attenda un momento, signora. Sembra che ci sia un problema con la statua. C'è qualche problema? No, signor Hawk. Sto solo facendo una scansione. Non credo di conoscerla. Donovan Hawk. Ho sentito molto parlare di lei. Mi chiamo Alison Gunn. E io ho sentito parlare molto di lei. Se vogliamo credere a Extranet, è stata molto impegnata ultimamente. Signore, gli scanner non rilevano nulla. Dubito che i nostri ospiti siano venuti solo per causare problemi, non credi? Può passare, signorina Gunn. Dopotutto è un'invitata. Ma devo chiedere alla sua compagna di attenderla fuori. Lei comprende, spero. Le dispiacerebbe spiegarmi perché la mia amica deve restare fuori? Non mi piace l'aspetto della sua amica, perciò resta fuori. Tutto qui. Nessun problema. L'ospite è lei. Si goda il ricevimento. Beh, non è andata come mi aspettavo. Hai idea del perché ti abbia allontanata? No, non ci siamo mai visti di persona e nessuno conosce il mio aspetto. Sono certa che si stia soltanto parando le chiappe. Non posso biasimarlo. E ora che facciamo? Proseguiamo con il piano. Dovrei essere soltanto tu a parlare. Io resterò nascosta e cercherò di seguirti come meglio posso. Ci terremo in contatto radio, nel caso qualcosa andasse storto. Dobbiamo cercare la porta e occuparci della sicurezza. Poi penseremo al prossimo passo.
Come ho fatto a contenere quella situazione su Aleph? Quella? Un rapido dispiegamento di forze, un po' di pressione e boom, fatto. Grazie al cielo. Pensavo che quella marmaglia... Questo porta alla sala della sicurezza. Probabilmente dovremmo entrarci prima o poi. Cerchiamo il cavò e vediamo cosa bisogna fare. Le stanze private di Hawk sono interdette senza l'autorizzazione. Non vedo l'ora di entrare, ma prima dobbiamo cercare il cavò. Molto bello. C'è più di quanto mi aspettassi. Serratura vocale è protetta da password. Barriera cinetica e scanner del DNA. Sembrerebbe un modello EX-700. Tutto il necessario per un cavò impenetrabile. È forse un problema? Per favore, ricordati con chi stai parlando. Avremo bisogno di un campione vocale per la serratura. Dovrai andare a chiacchierare con Hawk per ottenerlo. Inoltre, dovremo scoprire la password. Il DNA? Un gioco da ragazzi. Dovremmo trovare diversi campioni di DNA nelle stanze private di Hawk. E la barriera? Basta tagliare l'alimentazione. Non si può sbagliare. Basta trovarla. KG poteva superare un sistema simile a occhi chiusi. E io sono più abile. Mettiamoci al lavoro. Cosa ne pensa di quell'Archangel? Ho sentito dire che è morto. O sparito nel nulla. Era ora, dico io. Ho sentito dire che la cassaforte del signor Hawk è davvero incredibile. Chi può dirlo? Non lascia avvicinare nessuno. Cerca qualunque cosa contenente dei campioni di DNA utilizzabili. Sii rapida e silenziosa. Un'interfaccia olografica. Non troveremo alcun campione qui. Probabilmente possiamo recuperare il DNA di Hawk dal datapad. Sembra che l'abbia utilizzato parecchio. Ma non sono sicura che ce ne sia abbastanza. Continuiamo a cercare. Niente DNA, ma... Sembra che Hawk abbia cercato di forzare la Craybox di KG. Sembra che gli manchi qualcosa. Non ha ancora superato la codifica. Via libera. È una pianta. Gli addetti alle pulizie non osano toccare simili tesori. Potremmo recuperare dei frammenti di pelle e dalla polvere. Tuttavia, probabilmente è contaminato. Dobbiamo cercare un altro campione. Hai trovato un campione? No, un creditometro. Vuoto. Peccato, un mozzicone di sigaretta sarebbe stata un'ottima fonte. Non è un gran campione di saliva, ma è pur sempre utile. Dovrebbe andare. Andiamocene di qui. Qualcuno è entrato dal balcone. Come diavolo hanno fatto?
Non lo so, sono saltati giù, hanno sparato alle guardie e infranto la finestra. Non hai... Dopo di lei. Signorina Gunn, è un piacere vederla. Spero che l'incidente all'ingresso non le abbia rovinato la serata. Capisco la sicurezza, ma chi mai oserebbe infiltrarsi nell'abitazione di Donovan Oak? Gunn, nel nostro lavoro noi attiriamo un certo tipo di individui. Pochi comprendono la fatica che facciamo per tenere a bada i barbari. Di questi tempi la gente vuole conforto, intrattenimento, amore. Non capiscono quanto sia fragile la galassia. Devono preoccuparsi soltanto dei semplici lussi. Perché? Perché la gente come me e come lei fa tutte le cose terribili che tengono in piedi la galassia. Questo ricevimento è per noi, gli spazzini, la struttura di supporto della splendente illusione di pace della galassia. Che ci sia sempre un mercato per ciò che facciamo. Avevo detto di farlo parlare e tu l'hai fatto parlare. Ora ne abbiamo abbastanza per un campione vocale. Lascialo andare. Si gode il ricevimento, signorina Gunn. Una volta trovata la password, potremo superare quello scanner vocale. Lasciami sbloccare la porta della sala della sicurezza. Ecco fatto. Alcuni sostengono che il comandante Shepard sia ancora viva. Bah. Oh, per pronta favore. Al tuo ordine! Non potete stare qui. Prendete! Abbiamo compagnia! Ho un'idea. Vediamo cosa trovi. Ho trovato qualcosa? La password è Perugia. Ah, è il nome dell'uomo che ha rubato la Mona Lisa. Ford. Ora devo solo prendere il campione vocale ottenuto da Oak e... Fatto. Ora possiamo bypassare lo scanner vocale. Sembra che il cavo elettrico della barriera passi sotto questo pavimento. Imposterò il tuo factotum per esaminare i campi elettromagnetici. Identificazione del DNA affermativa. Benvenuto, signor Oak. Richiesta password. Perugia. ID vocale confermato. Benvenuto, signor Oak. Attenzione, la barriera è ancora attiva. Dobbiamo disattivarla per raggiungere la porta.
Un secondo. E questo dovrebbe disattivare la barriera. Ci siamo. La barriera è andata. Io controllo le telecamere. Tu vai avanti e vestiti. Ecco il cavo di Hawk. Carino. Questo scanner si focalizzerà sulla Greybox. Non è lontana. Il Davide di Michelangelo. Cavoli. Credi che potremmo trascinarlo fuori dalla porta? Hawk ha un buon gusto. Glielo concedo. La regina Arachne. Immagino che tutto sia prezioso per qualcuno. Non sembra granché, ma potrebbe essere uno dei pezzi più preziosi qui dentro. L'arte Turian è rara fuori da Palavan. Per un buon motivo, oserei dire. Davvero bella. Stranamente rilassante. Ah, immagina incontrare quella cosa in un vicolo scuro. Un modellino della Cara. Da quello che so è una sorta di Titanic Turian. Come ha fatto Hawk a ottenere la testa della Statua della Libertà? Maledetto Hawk! È notevole. Non so esattamente cosa sia. Potrei ricavare parecchi soldi da una cosa del genere, anche fuori dall'Alleanza. Le Asari vanno matte per questo genere di cose. Inquietante. Quella è una locusta di cassa. Anzi, la locusta di cassa. L'arma che ha ucciso due presidenti. Magnifica. Sono certa che Hawk non dispiacerà se la prendiamo in prestito. Lo prenderò! Oh mio Dio! Eccola lì. Non si disturbi, signorina Goto. È protetta da un codice. Avevo il presentimento che fosse lei all'ingresso. Sapevo che se era davvero lei, sarebbe entrata comunque. Mi conosci. Non mi piace deludere la gente. Mi occorre ciò che c'è nella sua Greybox, Kasumi. Sa che sono disposto a ucciderla per averla. Ammetto che la sua abilità è notevole. È entrata nel mio cavo come se l'avessi lasciato aperto. Ma morirà comunque, urlando. Come il suo vecchio amico. Questo lo vedremo. È qui che entrano in gioco le tue capacità speciali, Shepard. Coraggio. Arriva qualcuno!
Controllo le planimetrie. C'è una zona d'atterraggio a est. Usciremo da lì. Joker, mandaci la navetta, subito! Vado al riparo! Ci sono delle armi più pesanti per far saltare quelle cisterne. Sono invisibile! Mi serve copertura, avanzare!
siamo. Non lasciateli fuggire con ciò che è mio! Uccidete Edison Gunn! Portatemi la ragazza! Avete sentito? La vuole viva. Essere utile. Teneteli impegnati. Me ne occuperò personalmente. Mi serve copertura! Sono invisibile!